gli steak. Ma dai, sì. Allora, la cancel culture esiste ed è la pratica per cui qualcuno, a seguito di proteste collettive, viene stromesso da una comunità sociale o professionale. Fra, io non convinta che cancel culture sia un termine giusto da utilizzare. Quindi, penso che ci sia un fenomeno di richiesta di responsabilità, di quello che in inglese viene chiamato call out, cioè voglio che tu ti prenda la responsabilità di questa cosa, e non per questo abbia a che vedere con la cancellazione, che sia più una sorta di richiesta di giustizia sociale, che può passare attraverso rabbia, può passare attraverso il boicottaggio, ed è effettivamente una cosa che sta succedendo molto, però penso che sia più appunto una richiesta di responsabilità che una gogna, che poi esistano degli aspetti appunto di gogna mediatica, di cui sicuramente parleremo dopo, è vero, e non mi piacciono e non sono d'accordo su quelli, ma penso che l'idea che noi adesso mettiamo tutto nello stesso calderone, chiamiamo questo calderone cancel culture, sia riduttivo e sia sbagliato. Io sono andato a cercarmi la definizione di cancel culture sui vari dizionari, ci sono tante definizioni anche diverse, e la parola è talmente vaga che viene usata per tantissimi episodi diversi, che siano boicottaggi, che siano invece cancellazioni, che siano gogne mediatiche, che siano desideri e lotte di giustizia, o boicottaggi come quelli che venivano fatti negli anni di Martin Luther King, che erano delle cose magari sacrosante. Una definizione che mi è piaciuta era la cancel culture è l'atteggiamento di rimozione del pubblico supporto a una persona, e quindi anche richiesta di togliergli lavoro o piattaforma, a seguito di suoi comportamenti o parole discutibili. In questo senso la definizione mi piace perché l'ho trovata abbastanza chiara, e credo che ci sono tanti episodi di questo tipo, specie in America. Comunque non vedo la cancellazione. Cioè, questa per me non è una cancellazione, è una presa di responsabilità. Hai sbagliato. È l'eliminazione totale di questa persona da ogni tipo di piattaforma, di informazione, eccetera. Cioè, ci può essere una riabilitazione della persona. Sono d'accordo sul fatto che se una persona sbaglia, gli altri lo devono sapere. Mettiamo questi post-it qui dove sono più d'accordo io, qui dove è più d'accordo lei, e qui il terreno comune. Io direi questa qui, poco qua. Che dici? Sì. Vai, è la prima, è fatta. Abbiamo fatto, vai. Ok. In Italia non c'è nessuna cancel culture, si può fare e dire tutto. Questa è tosta perché sicuramente la cancel culture, secondo me, nasce in America a causa del fenomeno dei campus americani, a causa anche di una certa superficialità che si trova in America, quelle che vengono chiamate lotte sociali su internet, su cui non sono assolutamente d'accordo. In Italia sicuramente ci sono molti personaggi, e lo vediamo in televisione, nei media, che dicono cose che magari in America causerebbero delle rivolte, anche giustamente, e quindi è sicuro che è un trend che in Italia ancora non c'è, ma siccome noi siamo figli culturalmente degli Stati Uniti, ci sono alcune cose che stanno iniziando ad arrivare. E poi la differenza, al di là del punto di vista geografico, secondo me non è tanto dove avvengono le cose, ma da parte di chi. Cioè, ci sono delle persone molto famose che possono dire qualsiasi cosa e cadono sempre in piedi, ma la cancel culture in sé colpisce soprattutto le persone che non sono così famose, che non possono difendersi come quelle famose. Ok, io non penso che in Italia si possa fare e dire tutto, e direi anche per fortuna, nel senso che non trovo che sia una bella cosa poter fare e dire tutto. Cioè, giustamente noi pensiamo prima di dire le cose, ragioniamo prima di dire le cose, e sempre di più secondo me si sta creando una sensibilità per cui stiamo più attenti a quello che diciamo, perché c'è un cambiamento in corso, perché le istanze di gruppi che fino all'altro ieri erano completamente inascoltati, e che magari sono anche la metà della popolazione, aka le donne, in questo momento vengono, insomma, ascoltate un po' di più. Non siamo ancora alla parità, però sicuramente quando ci lamentiamo c'è qualcuno che ci ascolta in più. Quindi non è vero che si può fare e dire tutto, però è una buona cosa. Dall'altra parte, se noi oggi parliamo di cancel culture è perché ci sono delle persone che hanno detto e fatto tutto quello che volevano per secoli. Quindi se oggi a un certo punto c'è qualcuno che dice scusate, non possiamo più dirlo, e in Italia c'è questo sentimento, penso che sia anche un sentimento corretto, ben venga. Dai, qui siamo più o meno d'accordo, anche se forse più la parte tua, perché anche continuo a dire, secondo me, non mi piace chiamarla cancel culture, ecco. Ah, vai! Questo sono netto. Vai! È giusto cancellare personaggi del passato. Urca! Cosa significa cancellare?
Diamo una definizione di cancellare comune, dai. Ovvero rimuovere le statue, ovvero sì, rimuovere le statue. Se parliamo di statue, le statue sono per me un simbolo celebrativo, e quindi se tu scegli chi mettere all'interno di una piazza, in mezzo a una piazza, e scegli che quella persona è un ex schiavista che ha sposato una sua giovane donzella nera perché aveva più potere su di lei, a quel punto per me quella statua lì andrebbe rimossa, perché è celebrativa. Dopodiché, rimozione non vuol dire cancellazione, quella persona esisterà comunque, le sue opere esisteranno comunque, ne parleremo comunque nei libri di storia, semplicemente non voglio, io personalmente, penso che ci siano tante persone che la pensano come me, che quella persona sia al centro dell'attenzione e che sia appunto una statua celebrativa. Dopodiché, se parliamo invece di libri, romanzi, se ne è parlato molto in quest'ultimo periodo riguardo appunto una serie di autori e autrici, è un tema più complesso. Secondo me bisogna andare a vedere nello specifico che cosa cambia, perché molto spesso, perlomeno per quello che ho visto io, i cambiamenti sono minimi e tantissimi non se ne accorgono neanche. Sì, allora, sulle statue sono... posso, non dico essere d'accordo, però ci sta che ci siano delle discussioni, assolutamente sì. Non vedo tante discussioni, sinceramente, vedo più un abbattimento di una folla simile a quella dei forconi dei Simpson, che in maniera secondo me molto superficiale cerca anche il gesto un po' instagrammabile, buttiamo giù la statua. Non vedo grandi discussioni intellettuali che ci arricchiscono. Sui libri li trovo un obbrobrio. Il fatto che pochi se ne accorgano, io valuto del principio, non il fatto che pochi se ne accorgano e quindi facciamolo. Roald Dahl, le cui le parole vengono cambiate, sono d'accordo con lo scrittore Nicola Lagioia, è ancor più che un problema di, secondo me, ignoranza superficiale, eccetera, un problema di diritto. Tu stai prendendo una persona che è morta e gli stai facendo dire qualcosa che non voleva dire, che equivale a fargli fare qualcosa che non voleva fare. È una violenza. E in uno stato di diritto questo è un problema di democrazia. Se tu, lì è una mossa di marketing della casa editrice, vuoi fare un libro che strizza più l'occhio alle nuove generazioni, abbi il coraggio di pubblicare un nuovo libro, ma non puoi costringere una persona a dire quello che non aveva detto. Se ci fosse l'asterisco invece con su scritto questa è una parola che oggi è offensiva, all'epoca non lo era. Già quella è un'altra cosa. Già stai integrando, stai aggiungendo qualcosa che stai dicendo tu. Questo è diverso. Sì, okay. È la differenza tra analizzare, discutere, arricchire, e invece forzarti a dire qualcosa che non hai detto. Questa domanda sì, è un po' tricky. È giusto cancellare le persone? Vabbè, puoi metterla da me, considerando che per me non è una cancellazione. Ok. Parità assoluta, devo dire. Vai, per adesso ci siamo. Ok, questa è molto bella. La cancel culture è una conseguenza del politicamente corretto. Proviamo a definire politicamente corretto. Vai. Politicamente corretto è in sé una buona cosa. Potrebbe essere interpretato come un cambio delle parole per non offendere una persona. Cioè, se prima usavamo la N-word per delle persone, adesso li chiamiamo neri. Usiamo delle parole che dalla società vengono ritenute meno offensive. Ed è una buona cosa, perché ci permette di essere più civili, più sociali e più rispettosi degli altri. La cancel culture, secondo me, non c'entra niente col politicamente corretto. È appunto l'azione di linciare a volte delle persone perché non sono sottostate a dei codici sociali. Secondo me non solo non esiste la cancel culture, ma non esiste neanche il politicamente corretto. Sono entrambi due termini che sono stati, che sono nati, no? Tu lo sai meglio di me, in un contesto che era un contesto di sinistra, di cambiamento, di rivoluzione, di grandi, insomma, di entrata all'interno della sfera pubblica, delle università, di donne e neri, e a un certo punto diventano, si ribaltano e vengono utilizzate, no, come termini invece dai conservatori, dalla parte diciamo più repubblicana in America, negli Stati Uniti, e di conseguenza poi da noi, come termini dispregiativi, e quindi tu sei troppo politicamente corretto, tu stai portando avanti la cancel culture, eccetera. Sono secondo me uniti, nel senso che entrambi sono termini che vengono appunto sfruttati con l'idea di dire tu stai spingendo troppo in là delle idee progressiste, che addirittura portano alla cancellazione di me persona che c'era prima o di me persona che la pensa in un modo diverso da te. Penso che entrambe non siano vere, nel senso che questo movimento e anche il politically correct, come viene definito, woke culture, eccetera eccetera, siano dei termini che vengono utilizzati semplicemente in realtà per raccontare un gruppo di persone, con dei modi che poi possiamo andare a valutare, però un gruppo di persone che chiede responsabilità dall'altra parte, e penso che questo sia una cosa giusta. Sì, purché ci sia anche lì una definizione comune di responsabilità, cioè quello che magari per qualcuno può essere offensivo, per altri non può esserlo. E io ripeto sempre il mantra che purtroppo sui social vedo sempre di più: essere offesi non significa automaticamente avere ragione. No,
Però le persone che sono offese, non è che sono offese perché oddio mi hai offeso, sono offeso perché tu stai portando avanti una cultura che poi mi impatta nella vita reale. Cioè le persone nere fanno più fatica in Italia a trovare lavoro e fanno più fatica perché noi portiamo avanti una cultura che vede le persone nere come diverse, strane, straniere, lontane. Ma uguale per le donne, infatti vai a vedere, le donne ai vertici non ci sono. Questo ha tutto a che vedere con quello che diciamo. Allora, questa è lunga. Cancel culture è il nome che i conservatori danno al progresso di una società che ora include le opinioni di minoranze che prima non avevano voce. Vero. Allora, società che ora include le opinioni di minoranze che prima non avevano voce. Sì e no, perché io non credo che la cancel culture sia la promozione di opinioni. Purtroppo spesso è più quasi l'abbattimento di altre opinioni, di altri comportamenti in maniera violenta, perché la cancel culture, per come viene fatta sui social, i linciaggi, quelle che io chiamo le polemiche di 24 ore, non è una grande discussione di opinioni, non è uno scambio, un confronto. Tu hai detto qualcosa che io reputo sbagliato, chiedo al tuo datore di lavoro di licenziarti. E sono innumerevoli casi di persone per opinioni o parole dette anni prima sono state licenziate, dalla direttrice di Team Vogue, appena nominata, licenziata per dei tweet mal interpretati, divulgatore, si è visto ritirare un premio preso 25 anni fa per alcune affermazioni. Questo secondo me non è affatto l'inclusione di opinioni di minoranze che prima non avevano voce, è un orientamento liberale che prevede l'abbattimento di altre parole e comportamenti. Sì, questa secondo me è una deviazione, una parte di un cambiamento che è in corso. Chiamare tutto questo cambiamento cancel culture per me è riduttivo, perché vuol dire mettere tutto in una stessa scatola, e invece sono due cose completamente diverse. Una è una deriva che è legata principalmente alla velocità dei social, l'altra è una richiesta di responsabilità giusta e legittima. E questa è decisamente tua. Questa è decisamente mia, questa è decisamente mia di nuovo. Qua. Ah, questa mi piace. Dobbiamo adeguare il linguaggio per essere più rispettosi, ma sapendo che le nostre percezioni cambiano nel tempo, quindi senza essere troppo severi nel giudizio. Assolutamente sì, l'avrei potuta scrivere io questa cosa. Quando ci sono le polemiche online, i linciaggi, appiattiamo il tempo. Cioè che tu abbia scritto qualcosa oggi o l'abbia scritta 10 anni fa o 20 anni fa, la rete non ne tiene conto, ti vuoi linciare e basta, perché spesso non approfondiamo. Io c'ho un esercizio che ho fatto e che chiedo a tutti di fare prima di linciare qualcuno. Andate sul vostro feed di Facebook e scrollatelo indietro fino a 10 anni fa e leggete che cosa scrivevate 10 anni fa, cose di cui giustamente oggi vi vergognate. Io l'ho fatto sul mio, facevo commenti sessisti, commenti maschilisti, facevo degli insulti al fisico dei politici. Quante volte abbiamo ironizzato sulla statura di alcuni politici? Erano cose che allora erano accettate, oggi giustamente no, oggi non le riscriverei. Ma ripeto, la cancel culture mi fa schifo perché non tiene conto dell'abilità umana per eccellenza, ovvero quella di evolverci. Su questo sono totalmente d'accordo, le nostre percezioni cambiano nel tempo, per fortuna, grazie al cielo, viva il cambiamento. Credo che l'esercizio di cui parlavi prima sia perfetto e valga per tutti, quindi io sono d'accordo nell'essere contro il linciaggio, contro la gogna, contro il torniamo indietro e andiamo a vedere come si comportava questa persona 20 anni fa, che cosa ha detto 20 anni fa. È chiaro che una figura pubblica è diversa da una figura privata. È ovvio che quello che hai scritto tu 10 anni fa è diverso da quello che ha scritto una persona che all'epoca era ministro per, che ne so, l'istruzione. È ovvio che ci sono delle differenze e è ovvio che le persone devono prendersi anche delle responsabilità diverse. Detto questo, io sono perfettamente d'accordo nel dire che le nostre percezioni cambiano nel tempo, quindi giusto essere aperti al cambiamento delle altre persone e gentili con le altre persone che magari non cambiano immediatamente, senza però doversi prendere la responsabilità di aiutare per forza e a tutti i costi l'altro nel fare il cambiamento. Ognuno deve fare uno sforzo per se stesso, secondo me. Vai, un'altra cosa su cui siamo d'accordo. Vai. Tac. La cancellazione è sempre esistita nella storia umana, ma i social l'hanno resa più diffusa e veloce. Se dobbiamo parlare di cancellazione, sì. Nel senso, sono state cancellate intere popolazioni, intere culture, interi pensieri, interi movimenti, intere persone per centinaia di anni, quindi la cancellazione sì, è esistita e non è certo quella di cui starnazzano sui podcast o nelle prime
pagine dei giornali, persone che sicuramente la cancellazione non sanno neanche cosa sia. Sono abbastanza d'accordo, la cancellazione è sempre esistita, i greci avevano il capro espiatorio, un capo che veniva preso nei villaggi, veniva caricato di tutti i peccati della società e poi veniva cacciato, veniva ucciso per espiare e purificare la società. Nell'antichità esisteva il farmaco su una persona deforme che veniva presa nei villaggi, nutrita a spese della città e poi in una cerimonia veniva scacciato dalla città per purificare la società. Poi c'è stata l'inquisizione spagnola, abbiamo sempre avuto nel corso della storia un qualche tipo di cancellazione. A livello umano abbiamo l'istinto di voler cancellare un collega che ci sta antipatico, di vederlo rovinato, di volere che non abbia più il lavoro. Cosa sta avvenendo con i social? Sta trasformando tutto più diffuso, più veloce, ma soprattutto più diffuso, perché la cancel culture è priva di leader, non è un movimento, e si sta trasformando in quella che è il The Atlantic, se non sbaglio, ha definito un'atmosfera soffocante. Cioè, non è che tu dici c'è la cancel culture, ma è un'atmosfera soffocante che tu vedi su tutti i social e che ti porta un po' all'autocensura. È più veloce sicuramente, perché tutte le polemiche avvengono esattamente come avveniva la gogna mediatica, in 24 ore massimo, in 24 ore si devono risolvere, e c'è sicuramente più velocità che porta a più superficialità e quindi a più odio. Quindi siamo d'accordo. Sì. Oh, guarda, un'altra cosa. La velocità dei social rende più facile giudicare superficialmente. Sì, giudichiamo più superficialmente sia per la velocità sia perché la superficialità ti rende più facile l'indignazione che ti rende più facile la viralità. Tutti vogliamo diventare virali, ci sono delle persone che sono delle professioniste nel diventare virali cavalcando l'indignazione, e l'indignazione la cavalchi superficialmente. Più approfondisci, più l'indignazione ti scende, più prendi dei dettagli di determinate polemiche, quelle che io chiamo fake news, e più sicuramente l'indignazione cala, ma calando l'indignazione cala anche la viralità. Su questo sono molto d'accordo. Credo che l'indignazione scemi nel momento in cui tu non sei colpito personalmente. L'indignazione, secondo me, non scema nel momento in cui tu ricevi un'offesa, che appunto, di nuovo, non è un'offesa perché oddio mi sono offeso o mi sono offesa, ma perché ovviamente questa cosa ha un impatto reale nella mia vita. Comunque sì, che i social rendano più facile giudicare superficialmente, siamo totalmente d'accordo, e le persone che sfruttano questa viralità, per me, cioè, sbagliano. Vai, questa era facile. Vai. Ah, questa è più difficile. Nel mondo occidentale c'è sempre più autocensura. Può essere, e non la vivo come una cosa scorretta. Se io mi autocensuro dal catcalling per la strada, se io mi autocensuro da usare la N-word, se io mi autocensuro dal scrivere commenti sessisti sulle politiche, beh, meno male che mi autocensuro, penso che questo sia una cosa corretta. Dopodiché tu prima citavi l'atmosfera soffocante, penso che l'atmosfera soffocante sia quella che vivono le persone che hanno vissuto sempre nel privilegio e quindi di conseguenza trovano più difficoltà nel dover affrontare delle situazioni in cui questo privilegio gli viene tolto. Le persone che non hanno vissuto in quella situazione, secondo me, non la vivono come un'atmosfera soffocante, ma come un'atmosfera liberatoria. Non sono d'accordo, anzi, proprio le persone che hanno vissuto nel privilegio, secondo me, sono quelle meno colpite dalla cancel culture. L'atmosfera soffocante colpisce proprio, non mi piace chiamarli poveri cristi, però le persone meno famose, le persone che magari non hanno quei palchi da cui possono difendersi. Il problema qual è? Sui social ognuno di noi ha una voce, ma ci sono delle cose che noi possiamo dire che ci possono alienare simpatia o ci possono far finire al centro di una shitstorm. È ovvio che io sono per cui ognuno ha una responsabilità, e se viola, mi piacerebbe pensare, se viola delle norme scritte, dei codici sociali unanimi, allora ne deve rispondere, e mi piacerebbe che ne rispondesse davanti a un giudice, davanti alle sedi opportune. Non mi piacerebbe che ne rispondesse davanti a un linciaggio, perché alla fine sui social avviene questo, nella cancel culture avviene questo. Questo porta al peggiore tipo di censura, che è l'autocensura. Secondo me in questo momento storico, al di là ovviamente dei personaggi più punk, più estremi, che poi stanno monopolizzando più delle posizioni estreme, manca la parte di quelle persone magari un po' più moderate, più ragionevoli, che si stanno trattenendo, e ci stiamo perdendo tanta, secondo me, vivacità intellettuale. Questa direi più mia, forse. Sì, totale. Questa è mia. Vai. Vai. Tocca a me. Allora, questa bellissima. La cancel culture è una forma di attivismo autoindulgente. Allora, qui ho vita facile, cito Barack Obama. Barack Obama. Scusa. Questo è il dibattito rispetto dell'altro.
Scherziamo, ovviamente. Certo. Barack Obama va in un campus, non mi ricordo in quale università americana, campus patria della cancel culture, patria anche del suo elettorato, e distrugge chi vuole cancel culture e dice: dovete togliervi dalla testa, cari ragazzi, quest'idea che voi linciate qualcuno sui social, poi tornate davanti al divano e avete espiato i vostri peccati e avete cambiato il mondo. Scagliare pietre online non significa fare attivismo, quindi la cancel culture non solo è autoindulgente, ma non è neanche attivismo, secondo me. Il linciaggio, sicuramente, il linciaggio, la gogna mediatica, eccetera, è una forma di attivismo autoindulgente. Vediamo un sacco di persone che si mettono in mostra soltanto per poter dire la loro... 3, 2, 1, cambia il tema e hanno ancora un'altra cosa da dire e la dobbiamo dire per forza. Lo trovo sterile, ecco, inutile. Okay. Quindi anche stavolta, no, siamo d'accordo. E per me non è perché per te non è attivismo. No, siamo in parte d'accordo, dai. Dai, lo mettiamo qua. Sul nero, più tu. Qua. Sì. Siamo quasi alla fine, eh? Solo le vittime hanno il diritto di decidere quando chi viene cancellato può essere riabilitato. Questa la metterei lontanissimo da me. Ok. Anzitutto, ovviamente, non sono d'accordo con la cancellazione, quindi non sono d'accordo neanche con la reintegrazione, non sono d'accordo neanche sul fatto che le vittime debbano scegliere la pena per il cosiddetto colpevole. Ripeto, abbiamo uno stato di diritto in cui si fanno i processi, diritto alla difesa, contraddittorio, c'è un giudice terzo che stabilisce la pena che serve a rieducare, altrimenti siamo d'accordo, ogni volta che c'è una rapina facciamo decidere la condanna del rapinatore al tabaccaio che è stato rapinato. Sono d'accordo con te, nel senso che non penso che solo le vittime abbiano il diritto di decidere quando chi viene cancellato può essere riabilitato, ma penso che le persone che subiscono delle violenze abbiano il diritto ad essere ascoltate e in prima battuta credute, perché in passato non è stato così. E quindi prima di tutto devo ascoltare bene chi ha subito una violenza, presunta violenza. Dopodiché, sì. Dopodiché, ascoltarlo dove? Nella società, nelle sedi opportune anche? Anche certo. Ovviamente nelle sedi opportune sicuramente, ma anche nella società. Siamo entrambi d'accordo sul no. Negli Stati Uniti si sta un po' esagerando. Sì, gli Stati Uniti sono il regno della polarizzazione, quindi per motivi storici, per motivi politici, da sempre, ma soprattutto nell'ultimo secolo, le posizioni vengono sempre strecciate da una parte e dall'altra, e quindi anche in questo caso su quello che parte come un movimento di presa di responsabilità si trasforma in alcuni casi, non sempre, in alcuni casi in una sorta di gogna mediatica che non mi piace e che in alcuni casi diventa difficile. A volte mi viene da dire: sono migliaia di anni che certe persone soffrono a causa di un piccolo gruppo privilegiato. Adesso questo piccolo gruppo privilegiato è in difficoltà. Amen. No, assolutamente no. I principi o valgono per tutti, anche per chi ritiene privilegiato stronzo, o non sono principi. Quindi non baratterei niente per... Era ovviamente un'esagerazione, però comunque sono d'accordo con te. Dai, questa la mettiamo qua, perché solo io direi leverei anche un po'. Ok. Beh, ottimo lavoro, bene, ottimo bene, lavoro, bene. Pensavo molto peggio, non ci siamo neanche scannati troppo e abbiamo un sacco di roba qui in mezzo nell'arancione, quindi sono contenta. Questi quattro sono quelli perfettamente, su cui siamo perfettamente esatto, d'accordo. Esatto, quindi velocità dei social, sì. Cioè il dibattito può partire da qua, il ruolo dei social è sicuramente un ruolo negativo. Sì, dobbiamo adeguare il linguaggio per essere più rispettosi, siamo d'accordo, senza essere troppo severi nel giudizio, perché dobbiamo tenere conto di come cambia, e per fortuna, la società. Secondo me la chiave è un po' quella che hai detto, cioè ascolto, rispetto e soprattutto scambio di opinioni sui social e fuori. Sì, dall'altra parte secondo me c'è invece una grande differenza tra di noi, che è quella del che cosa consideriamo cancel culture, sì. Cioè quello che magari tu vedi anche di più, può essere che tu lo veda di più, io lo veda di meno, perché viviamo delle certo. bolle diverse, per quanto siamo entrambi giornalisti e ci interessiamo del mondo, abbiamo una visione diversa di quello che è la cancel culture, quindi per me non esiste un enorme macro sistema della cancel culture, ma c'è una richiesta appunto di responsabilità, di presa di responsabilità da una certa parte, e poi c'è anche la gogna mediatica
che però non ha niente a che vedere con il movimento, per te forse quella cosa lì più grande può essere chiamata tutta cancel culture. Sì. Quindi questa secondo me è la grande differenza. Quindi quello che secondo me possiamo fare è approfondire sempre sui social, ascoltare le versioni dell'altro e coltivare e rispettare la nostra indignazione senza esserne schiavi. Sì, direi che partire dal rispetto e soprattutto dall'ascolto, che è una cosa che non abbiamo fatto per tanto, tanto, tanto tempo, sia la chiave giusta per trovare la quadra.